Quanto c'è di giallo nella vostra vita? Scopritelo E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? con noi. Ha risolto giallo! Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Risolto Giallo, sempre con Nicola Mazzavillani e Alessia Sorgato. Ma Stavo per dire, insomma. ancora in trasferta, ospiti dell'ottimo Gino Marchitelli e del suo Maggio in Giallo. Hai finito? Ok. E questa volta adesso con un nuovo ospite che è appunto Luisa Ferrari. Benvenuta. Benvenuta, e anche in questo Grazie, anzi caso, benvenuti noi. benvenuti noi, dovrebbe essere lei a dirci benvenuti. Benvenuto reciproco, così Esatto. tagliamo la situazione. Grazie mille. Allora, partiamo. Partiamo. Sì, Luisa Ferrari è una autrice Fratelli Frilli, è una casa editrice che conosciamo molto bene ormai e ci piace sempre di più, ma nasce in realtà con tutt'altra professionalità. La scrittura arriva in un secondo momento. Che professione svolgi, Luisa, quando non scrivi? Quindi nella maggior parte del tempo. Io sono anatomopatologa e in ospedale e a fianco di questa professione, che sostanzialmente vuol dire guardare ore e ore il microscopio per fare le diagnosi, insomma, lo sapete, è un lavoro che sta dietro il lavoro dei clinici, ma c'è ed è fondamentale per la medicina. E oltre a quello io mi occupo, e da lì che nascono i romanzi, di qualcosa che mi appassiona in maniera veramente incredibile, che è la storia della medicina e la paleopatologia. Ora, paleopatologia, dicesi Guarda paleopatologia, che Mazzavillani non lo non sa, lo so, quindi infatti no. glielo sto Infatti io spiegando. sono proprio girato per capire Ma di io cosa si direi che tratta. anche sull'anatomopatologia sarebbe carina una spiega, anche piccola. La spiega piccola è quello che fa le diagnosi, cioè il medico dice hai la gastrite, per capirci. Perché dall'altra parte, se si è fatta una biopsia, il patologo guarda il microscopio e trova tutti gli elementi che permettono di fare la diagnosi. L'anatomopatologo è sostanzialmente un interpretatore di immagini, perché guardiamo queste immagini istologiche che sono rappresentative delle patologie. Noi guardiamo il microscopio, facciamo Quindi le quando è autopsie e paleo studiamo. Paleo, paleo, sono paleo. immagini Perché? diapositive? No, paleo. Paleopatologia invece è l'analisi delle malattie del passato. Ora, se l'anatomopatologo è in ospedale e fa la diagnosi ai pazienti di oggi, il paleopatologo ha dei pazienti molto più remoti e talvolta molto più illustri. Ad esempio, i paleopatologi italiani sono quelli che studiano i corpi antichi, le mummie, cioè tutta quella parte che è Quindi estremamente pazienti un po' affascinante. agé, diciamo, Molto agente, molto cioè anche agé. se sbagli la diagnosi, tanto è morto, quindi non c'è problema. E comunque io invece mi occupo in particolare di museologia scientifica. Ora, Ecco, spiegazione della. non è un ospite, è No, in realtà un'enciclopedia. non siamo qui per parlare del libro, Arriveremo al libro, giuro. Spiegazione. Allora, museologia scientifica anatomopatologica è quella che studia i reperti antichi conservati nei musei. Quello lì fa parte il romanzo, fa parte di una trilogia fino al momento, sono tre romanzi, nelle quali ricorrono sempre questi preparati anatomici, ovvero appunto storia di antiche malattie più o meno appunto, conservate in musei, oppure, non posso dire di più di questi Quindi romanzi, appunto sempre su resti umani. resti umani. Ok. Quindi questo è tutto il retroscena complicatissimo da cui nascono le storie. Infatti ne usciremo malconci. Luisa, ma quindi quando tu parli di antiche malattie significa che sono malattie sconfitte, che non si Malattie, verificano più no, nel tempo? magari, no, nel senso antiche malattie, ovvero malattie come si riproponevano nell'antichità. Cioè, adesso non voglio fare la lezione perché per carità non è la sede, comunque molto in sintesi una tubercolosi dei primi del Novecento non è ovviamente la tubercolosi attuale. Quindi tutte le malattie come si presentavano nel loro stato naturale non modificato dalle moderne terapie. Dopodiché parliamo del libro perché altrimenti usciamo dal seminato e parliamo di No, anche perché scienza. mi ricordo che c'era in questo proposito un libro di Philip Kaufman su un mammut che Che era morto
morto di freddo. No, era cioè, congelato e aveva però un batterio, un virus dell'antichità che poi con lo scioglimento dei ghiacciai questo virus viene fuori e creano un po' di problemi. Ma comunque... Ha detto che parliamo del libro. Esatto. Non ci sto... No, è perché altrimenti no, che mi conosco. Se mi mettete a parlare di paleopatologia domani verso quest'ora... Siamo tempo, no? C'è quel problema. Possiamo poi dividere la puntata in varie tranche. Va bene, allora parliamo un pochino del libro, giusto quello che serve per farvi vedere la codina del coniglio e farvi venire voglia di vedere le orecchie. I delitti dei sette giusti. Prima domanda. Sì. I delitti necessari. Quanto, passati l'animo muto, quanto di vero c'è in questa vicenda? Quanto c'è di giusto? Quanto c'è di storico? Allora, di storico poco, cioè nel senso che sappiate, i giusti di Calascio, mi dispiace interrompere delle aspirazioni, non esistono, questo te lo preghiamo. Per capire. Ma Calascio quando... esiste? Calascio, no. I luoghi, cioè, diciamo cosa esiste, hanno che facciamo prima. Il... Esiste come Calascio? Allora, diciamo le cose che esistono, facciamo prima di dire quelle. C'è Rocca Calascio. Allora, Calascio... Calascio, giusto? No. No. È una predura. Sì, no. Allora, Calascio esiste. Calascio esiste, è un delizioso, stupendo, bellissimo paesino, piccino, in Abruzzo, che ha tra le sue glorie quello di avere la Rocca Calascio. Rocca Calascio è un posto che avrete visto tutti sostanzialmente, perché chi ha visto Il nome della rosa sa o dovrebbe sapere che una parte all'inizio è stato girato a Rocca Calascio. Chi ha visto Amici miei sa che la famosa scena della Via Crucis eccetera eccetera è stata girata a Rocca Calascio. Soprattutto chi ha visto Lady Oak, qualcuno della mia generazione un po' remota, sa che è stato girato a Rocca Calascio. Quindi, Rocca Calascio... Chissà perché ti è venuto in mente di ambientarci un libro. Allora, perché amo tantissimo quel posto. Perché, allora, io amo tantissimo il cinema. Stupendo. E quel posto, ecco, vedi, me lo conferma, quindi non sono io che... Sono stato l'ultima estate, tra l'altro con la mia signora, che lei ha origini abruzzesi, conosce molto allora, bene. Devi dirlo allora di necessità. No, scusate, per i risoltisti gialli che vedranno la puntata registrata, là... Signora, eccola lì, la stiamo riprendendo. Vorrebbe sotterrarsi. Se qualcuno ha una pala, lei scava e sparisce. Andiamo avanti, Ferrari. Dica. Allora, i luoghi sono veri. Esiste Rocca Calascio. Prima rivelazione, esiste Calascio, di necessità. Esiste l'altro paesino che è citato nel libro, che è Rocca d'Arazzo. Ora, Rocca d'Arazzo esiste, anche se non mi sono mai sentito nominare e non me ne stupisco, perché è un paesino altrettanto piccino, senza rocche famose, e che si trova in provincia di Asti. È un posto bellissimo, non perché ci abito, ovviamente, forse sono un po' di parte. Marchetta. Per l'assessorato alla cultura del comune di Rocca d'Arazzo. Sono innocente, io parlo... Si paga una monetina, voglio dire... No, io sono assolutamente super parte, sono come la moglie di Cesare, sono di sopra di ogni sospetto, e quindi posso dire che Rocca d'Arazzo è un posto stupendo, le colline dell'Astigiano, è ambientato lì, mi faccio un po' di pubblicità, il secondo romanzo, che è La Villa dei Cadaveri, perché in effetti questo romanzo ne è potenzialmente un sequel, un termine che non mi piace tanto, comunque diciamo che potenzialmente la storia prosegue dal secondo al terzo romanzo. Preciso, perché poi sono cose che ai lettori interessano, sono sempre storie autoconclusive, quindi non è che sia la prima puntata, la seconda, prosegue la prossima puntata. Però effettivamente i luoghi sono appunto Rocca d'Arazzo, ricorre nel primo e nel secondo romanzo. Poi c'è un altro posto, che è il posto che l'ha piazzato, l'Istituto Anatomia Patologica di Torino. Ora, per chi va a Torino, cerca magari un posto, ha letto i miei libri, cioè che è successo anche questo, si immagina un posto mistico, poi si trova un normalissimo istituto universitario, tranquillissimo. Nelle mie pagine diventa qualcosa di un pochino più vivacciotto, mettiamola così, in quanto ci sono morti da tutte le parti. Lì, fortunatamente, gli unici morti sono quelli di Sala Settoria, che poverini hanno fatto il loro destino. E nel Museo dell'Anatomia Patologica di Torino esiste altro luogo reale, e me ne sto occupando personalmente da una ventina d'anni, quindi è a Torino, nell'Istituto Anatomia Patologica.
te ne occupi. me ne occupo, sì, a livello di ricerca, perché nel tempo che non ho, oltre a scrivere, faccio anche quello. E quindi, oltre al lavoro, oltre a tutto il resto, mi sono tante Ah, belle tanto si cose. sa, non dormi, altrimenti non Non si spiegherebbe. sì. No, dormo O pure. c'hai una che va a lavorare per te, la famosa No, sosia, no, no? no, no, non ho questa fortuna, lo fa tutto io di necessità, quindi, non è che, quindi vabbè. Comunque, questa è la premessa. I posti sono veri, primo. Un'altra premessa, così un po' più così, leggera, gli animali sono veri, ci sono un sacco di animali nei romanzi, anche in questo, e sì, perché sono i miei, cioè nel senso cani, gatti, tutto il resto viene riproposto puntualmente nei romanzi, quindi sappiate che esistono e hanno una loro precisa fisionomia. E il resto, non proprio, cioè nel senso che non è che ci fossero questi atroci giusti, per fortuna, posso aggiungere, perché insomma Calascia non ne sarebbe stata tanto felice. Si basa su un fatto storico, la loro possibile presenza, e qui non posso dirvi cosa perché altrimenti il romanzo è bello che è sciolto. Comunque sì, cioè, quindi questi diciamo, luoghi, animali, situazioni verosimili, e poi ci fermiamo qua, nel senso che poi il resto, la fantasia va al galoppo e quel che viene fuori quello, ad esempio. Tutti i tuoi impegni, come mai hai scelto di dedicarti alla scrittura? Cioè, hai iniziato così per passatempo? Era una tua passione? Ti piaceva tanto leggere? Beh, la risposta è abbastanza Ho scontata. già dato io la Hai detto risposta. tu, potrei dire passiamo Quindi, alla allora, prossima. Cioè, sono una passiamo alla prossima grande, domanda. posso dire che scrivo e chi mi ha avuto vissuto la mia infanzia, ho delle compagne delle medie che dicono finalmente ce l'hai fatta perché mi facevo leggere i miei racconti e romanzi fino all'età delle medie. Poi mi sono fermata per tutto il periodo degli studi perché insomma non ho. Poi avevo scritto durante un periodo che, cioè, in tutti questi impegni mi sono dovuta fermare per quando aspettavo i figli, quindi prendevo la maternità, che tante. Per cui in una di queste ho scritto il primo romanzo, che è Cadavere da Chiappillo, rimasto in un cassetto per in un file per tanto tempo, e poi un collega a cui l'avevo fatto leggere mi ha detto devi assolutamente pubblicarlo perché è bellissimo. Sempre con Aurelio Con Aurelio Badati, il primo, Cadavere da Chiappillo. Non è che io non sono nel mondo dell'editoria, non conoscevo, ho scoperto che c'era Carlo Frilli, boh, Frilli Editore, ho mandato, mi ha risposto sì, lo pubblico, e che stavo svenendo, più o meno è successa una cosa di questo tipo, perché non me l'aspettavo. Quello che non mi aspettavo è che Cadavere da Chiappillo ha avuto un'ottima risposta di pubblico, per cui da lì è nato il secondo e poi il terzo, quindi siamo in sette giusti. È un personaggio. Parlaci un po' di questo commissario, cioè c'è un po' di tuo o è completamente inventato? Allora, Baldanzi, posso dare qualche indizio? Baldanzi adora mangiare, è già lì. Quindi una buona forchetta. Una buona forchetta, è già lì. Potete capire che è molto autobiografico. No, c'è una cosa che non è autobiografica, mi è stato fatto notare che a Baldanzi piace mangiare ma non cucinare, infatti si dedica così, a cose del supermercato prese al volo, diciamo, mi piace molto cucinare, però fare l'ennesimo chef, ispettore, commissario non mi piaceva, quindi c'è un commissario che proprio si apre in vaschetta di formaggio, una cosa Saltimbanella. molto esatta, una cosa molto così, poco da gourmet. E poi Baldanzi è un animo tranquillo, nel senso che non ama lanciarsi se non quando è strettamente necessario, e in questo mi ci riconosco molto. C'è una cosa che ho scritto che è divertente, almeno secondo me, cioè non è, a me piace, è il fatto che Baldanzi non aveva l'animo dell'eroe, ma l'animo del supereroe, perché come Paperino diventa Sì, Paperinic, l'ho notato. è una cosa che mi piace. A Baldanzi piace molto Topolino, è un collezionista di Topolino, cioè avete da guardare effettivamente. Cioè, sì, c'è molto di me in Baldanzi, non tutto, perché non sono né così cinica, ne ho fatto un personaggio che di necessità è diventato molto, e né così anaffettivo, perché la caratteristica principale di Baldanzi è quella di essere veramente brutale, se mi permette il Povera termine, Ornella. la povera Ornella, cioè sembra che fra poco nascerà un partito Salvate Ma Ornella, non so, il WWF, sì. perché la sua eterna fidanzata è bistrattata in una maniera agghiacciante. Qui pensate che lui ha il Covid, è a casa, lei gli porta da mangiare, sbaglia la marca dell'acqua minerale, dopo essersi fatta 3 piani di scale con l'acqua minerale, e lui dice: sbagliata marca, non mi piace.
E allora lei va fino all'altro supermercato a cercare la marca che gli piace. Serva di Sì, no, Magleva. no, è proprio una cosa terrificante. Ornella, la partita era quella dei tacchi a spillo del primo romanzo, così piacente, giovane, così molto mangiatrice di uomini, e poi diventa una che porta l'acqua minerale a domicilio. L'amore fa miracoli, ma anche devastazioni. E quindi, povera Ornella. Baldanzi è così. Baldanzi è un personaggio a cui sono molto affezionata. O si ama o si odia, cioè ci sono proprio due partiti, chi lo vorrebbe impallinare e chi invece lo trova molto simpatico. In E questo caso quindi. tu, Sorgato, No, a me saresti. piace, anche perché me lo immagino bello. È bello. Dovrebbe essere un rosso, nel romanzo viene scritto come un rosso tiziano, cioè Allora non mi piace. non ti piace, non mi piace. Non mi piace l'idea subito. Niente, come te lo Però, immaginavi, a biondo. proposito di colori e di capelli, cioè, i tuoi sono bellissimi. Grazie. Adesso, di uno scrittore si può dire tanto, ma che abbia dei bei capelli, credo che sia la prima volta che te lo dicono. Io approfitto della televisione per fare una domanda al mio co-conduttore. Se io mi facessi così bionda, tizianesca, coi riccioli, tu come ci rimarresti? C'è un silenzio. Resterei pietrificato. Aia, aia, aia. Non diciamo troppo. Non diciamo Mi troppo. fermo qui. Eh sì. Anzi, anzi, Barra alle scale. sì. Pietrificato, sì, cioè, cos'erano i pietrificatori e qua lo Giusto per scopriremo. intenderci, era voluta questa cosa perché poi ci si ricollega. Sì. Difatti, lì, c'è un altro posto che è reale, scusate, me ne ero dimenticato, che è Filetto, vicino all'Aquila, c'è una chiesa bellissima, ci si arriva con una passeggiata, non ci si può arrivare in modi diversi, si lascia la macchina, si cammina, si cammina, si cammina, e di colpo si è davanti a questa chiesa di San Crisante d'Aria, che è bellissima, un gioiellino, e lì, chissà, non so se ci possa essere, boh, non so, C'è del da scavare, fuoco e attorno. poi, boh, non lo so. Boh. Vedrete, vedrete, se andate lì, no, veramente, a parte i segreti che puoi eventualmente nascondere, oppure no, però non, diciamo che tendenzialmente è un posto molto, molto bello. I luoghi sono tutti veri, io descrivo quello che vedo Il e richiamo a sì, pietrificato era? mi richiama pietrificato perché ci sono i pietrificatori. Vabbè, ma ascolta, Ferrari, senza dire Che figura niente, mi puoi devi fare, vivere. Sorgato? Vabbè, abbiamo alzato, adesso schiaccia. Senza dire nulla di trama, Assolutamente. perché la trama è top secret. Però cosa fossero i pietrificatori? Visto che abbiamo dato un sacco di definizioni in questa Allora, intervista, cominciamo. dicesi pietrificatore. Allora, nell'ambito della conservazione museale, il primo romanzo parlava di pezzi in liquido, secondo, cioè quelli conservati in formalina, in alcol, eccetera. Il secondo romanzo di quelli che vengono imitati in cera, che era un'altra ceroplastica, era un'altra tecnica museale. Se andate per musei, non aveste mai questa fantasia, di andare per musei anatomici e anatomopatologici, troverete questi reperti. Ad esempio ce n'è uno bellissimo aperto a Padova, Museo di Anatomia Patologica di Padova Morgagni, bellissimo. Ce n'è un altro bello a Roma, uno a Napoli. Andate, scoprirete un museo insolito, però molto interessante. E poi ci sono stati i pietrificatori. I pietrificatori sono stati dei personaggi molto cupi, nel senso che erano a cavallo, diciamo, tra quello molto spesso erano individuati qualcosa tra metà tra lo scienziato, il mago, l'alchimista, tipo Gorini, Alodi, appunto, e praticamente erano capaci di tramutare i corpi umani in statue, cioè nel Come hai senso detto che si che chiamava Lodigiano? Gorini. Volete sapere dov'è l'Istituto di Medicina Legale a Milano? Dov'è la sala settoria? In Piazzale Gorini. Nulla viene per caso. No, no, anche perché erano personaggi appunto ammantati così di quasi di mistero. Poi c'era Fisio Marini invece a Napoli, ed erano in grado di appunto pietrificare i tessuti umani con delle miscele, con dei misteri, che poi in parte sono stati ampiamente diciamo, scoperti successivamente. Nel romanzo, a questo punto, sappiate che ci sono in mezzo i pietrificatori. Un capitolo diciamo abbastanza inquietante, che poi non aveva particolare rilevanza scientifica, era più quei campi a metà appunto tra quello che era l'arte, una sorta di storia, insomma, un concetto un po' distorto di arte, comunque, e la scienza. Quindi questo è un romanzo, ma dice, ma cosa c'entrano i giusti con Calascio, con il cane, il gatto, i pietrificatori? C'entrano l'acqua minerale e Ornella, c'entra tutto, tutto ben mischiato, Tutto è c'è collegato. tutto.
Anche noi siamo collegati a una triste realtà. Chiamansi orologio, scorrere del tempo. Ebbene sì, il tempo è sempre tiranno. È tiranno. Quindi niente, ringraziamo Maggio in Giallo per averci ospitato, speriamo, chissà, chissà, magari in Che ci futuro, rinviti, no? probabilmente dopo queste due puntate no, però vi ringraziamo veramente tanto Gino Martitelli, ci siamo divertiti, ci siamo divertiti. Molto. Siamo stati così Bene. vicini, 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 vicini. Io avrei potuto pugnalarlo e ho perso l'attimo. Ringraziamo la nostra Luisa Ferreri, Ferrari. bellissima. Bip. Rifacciamo. Ringraziamo tantissimo Luisa Ferreri. Ringraziamo tantissimo. Sto scherzando. Luisa Ferrari e i suoi pietrificatori. Leggetelo, leggetelo, ci sono, una cosa inquietante, quella scena lì è molto da Topolino, se vogliamo, però è così. E qui da Maggio in Giallo e da Risolto in Giallo, Nicola Mazzavillani, Alessio Sforgato e la nostra ospite Luisa Ferrari. Presto, grazie. Grazie. Quanto c'è di giallo nella vostra vita? Scopritelo E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? con noi. Ha risolto giallo!